Il Kung Fu non è solo abilità nel combattimento, ma anche forza del pensiero. È la mente che si misura con l'avversario, in qualsiasi forma egli si presenti. Perché a volte l'avversario non è un comune essere umano. E che cos'è, maestro? Tutti dobbiamo affrontare i demoni che abbiamo dentro, e che si chiamano paura, odio e rabbia. Se non riusciamo a sconfiggerli, 100 anni di vita ci appariranno come una tragedia. Se ci riusciamo, un solo giorno di vita potrà essere un trionfo. Come hai detto? Vediamo se riesci a strapparmi di mano questo sasso. Quando è successo? Capisco. Quando ci riuscirai, potrai andare per la tua strada. Che è successo? Mio padre è morto. È un'immagine che mi perseguita. Nei sogni? No, non è un sogno. È realtà, maestro. Tuo padre mi disse tutto quando ti affidò a me per la prima volta. Voleva che ti insegnassi il Wen Suan per offrirti una difesa dagli esseri malvagi, sia uomini che demoni. Credevo fosse superstizione. Superstizione è il nome che gli ignoranti danno alla loro ignoranza. Non eri come gli altri allora. E nemmeno oggi. Ecco perché il demone vuole portarti via.
Hai trascorso molto tempo con me per prepararti a questa evenienza. Bene, bene. Sì, molto bene. Ma se mi arrendessi a lui? Non lo potrei mai fare, questo. C'è in ballo qualcosa di più della tua vita. Che stai dicendo, maestro? Ti ho già spiegato che il demone rappresenta le tue paure. Per quanti avversari tu possa mai sconfiggere, se non vincerai le tue paure di sempre, non potrai che trasmettere quel demone ai tuoi figli. E tuo padre l'ha trasmesso infatti a te, il suo demone. No. Devi affrontarlo e vincere. Quando avrai raggiunto una vetta nella vita, lui verrà da te. Quando il monsone soffierà più forte, dovrai batterti. Tre settimane dalla prima di Operazione Drago, il film che gli avrebbe dato fama internazionale, Bruce entrò misteriosamente in coma e morì. Aveva 32 anni. Più di 25.000 persone parteciparono al suo funerale a Hong Kong, ma io lo feci seppellire in America per averlo vicino. A distanza di tanti anni, molti cercano ancora di capire la sua morte, ma io preferisco ricordare la sua vita.